Il posto giusto dove tutto ha più gusto. Pizzeria e rosticceria Benny. Tantissime specialità per un piccolo spuntino o una buffata in compagnia. Quando la guardo mi fa bene al cuore, se mi sorride. Tutte le pizze della tradizione, insieme a tante novità da comporre anche a tua fantasia. Super offerta, mezzo metro di margherita a soli 5 euro, mezzo metro di pizza farcita a soli 6 euro. Inoltre, buonissimi panuozzi in gusti golosi e abbondanti. Benny e anche polli ruspanti allo spiedo, con patatine a soli 6 euro. Tutte le specialità di friggitoria e rosticceria. Pizzeria Rosticceria Benny, via Don Minzoni 90, Castellammare di Stabia. Consegne a domicilio e prenotazioni allo 081 872 7714. Mister Piero Braglia, allora partiamo da una domanda già fatta e rifatta in conferenza. Mirante Stabiese Doc ha detto: io ripartirei da Piero Braglia. Cosa dice Piero Braglia Mirante? E Piero Braglia ripartirebbe con la Juve Stabia l'anno prossimo? Allora, prima di tutto ringrazio Mirante, e lo ripeto per l'ennesima volta, è uno dei pochi che non ha cambiato né bandiera né spartito. Poi per quanto riguarda Braglia, non sarebbe una cosa intelligente né da parte della società né da parte di Braglia, perché le prime difficoltà ci fanno neri sia a me che alla società. Perciò io ritengo che con tutto il bene che mi ha voluto Castellammare, perché me ne ha voluto e me ne vuole ancora tanto, sia giunto il momento di separarci e di guardare oltre, perché non c'è solo Braglia che fa calcio, c'è tanti bravi allenatori, tante brave persone che sicuramente verranno qui e daranno una mano. 13 partite per chiudere bene un campionato purtroppo disgraziato, o ancora qualche piccola speranza c'è? Ma qualche piccola speranza c'è, ma la dobbiamo andare a seguire, perché è chiaro che se perdiamo tutte le partite ci rimane, che può sperare. Però io lo dicevo anche prima, andiamo là, giochiamoci la partita come stiamo facendo e cerchiamo di non fare grossi errori e di raccattare qualche risultato. Poi prepariamo bene anche la partita con il Padova, che per noi potrebbe essere un qualcosa per poter provare qualcosa di diverso, perché se non ci inventiamo qualcosa da qui alla fine veramente sarebbe triste, molto triste per tutti, e veramente sarebbe una grossa delusione per tutti, perché finire male un campionato del genere, già ne abbiamo fatto male fino adesso, e finirla ancora peggio sarebbe la cosa più brutta e triste della mia carriera, insomma. Visti gli impegni avvicinati, appunto Cesena e Padova in pochissimi giorni, vedremo qualche novità sabato e poi ci sarà un po' di turnover? No, io non so nemmeno se sabato siamo 15 o 16, non credo. Intanto pensiamo alla partita di Cesena, pensiamo a farla bene, a prepararla bene, poi staremo a vedere. Mister, lo chiediamo anche poc'anzi, le era mai capitata un'annata così sia da calciatore che da allenatore, anche perché tanti sono stati gli errori ma anche gli episodi negativi, ricordiamo Paolo Traversa linea di sue col Modena. Lasciamo perdere tanto, io so solo da giocatore, l'ho avuto a Catanzaro l'ultimo anno di Catanzaro dalla A alla B, e questa da allenatore onestamente non mi ricordo, ma un'annata così no, onestamente no. Le differenze rispetto appunto a quel Catanzaro? Che quel Catanzaro era scarso e questo no. Catanzaro faceva la Serie A ma non meritava di fare la Serie A con quell'organico, assolutamente. Questa è una squadra che merita di fare la B e che però si porta dietro un sacco di cavolate, di problemi, di annata, di tutto quello che vogliamo, però ci mettiamo dentro gli errori di tutti. Nel complesso è andata sfortunata, è vero, ma stanno rendendo al massimo i suoi giocatori? Ma guarda, io perlomeno parlo per quando ci sono stato io, avranno sbagliato 5-6 partite, altre hanno fatte bene, poi per un motivo o per un altro non riusciamo mai a portare a casa un risultato, o facciamo un errore tizio, o lo fa Caio, o lo fa Braglia, o lo fa Cristo, il risultato è che poi alla fine vincano sempre gli altri e noi partecipiamo, la verità è questa. Ed ora come si chiude questa stagione, mister? Lo ripeto, bisogna farla con dignità e orgoglio, perché sennò veramente 4 anni fatti qui sarebbe come chiuderla, penso, nella peggior maniera possibile, già così e nella peggiore maniera. Ma se poi toppiamo anche queste ultime 13 partite, anche come atteggiamento, come lasciarsi andare, penso che veramente sarebbe la cosa più triste che possiamo fare qua. Nell'ultima partita la scommessa Braglia Ducarà
è stata vinta, perché alla fine Lucarà ha dimostrato di essere un giocatore che può giocare in Serie B e può fare una certa differenza anche in alcune partite. Similitudini tra Lucarà e qualche ex giocatore? No, ma l'ho detto prima, Corona ha un modo di fare, anche per farlo cavolare bisogna comportarsi come con Giorgio, pizzicarlo un po', prenderlo in giro un po', farlo incavolare un po', fargli alzare un po' la tensione. Poi è un ragazzo che si è visto sabato, sa giocare a calcio, il problema è che a non tutti può piacere, perché lui è un attaccante un po' particolare, non è che vada molto in profondità, va sempre alla ricerca della palla, e meno alla ricerca della profondità, avrebbe bisogno di due giocatori ai lati che si buttano sempre dentro. Se riusciamo a trovarli, in qualche maniera Sove lo fa, bisognerebbe trovare anche qualche un altro che poi allunga ogni tanto anche la squadra. Mister, lasciando stare le varie polemiche che ci sono state in questi mesi, perdere due elementi anche dal carattere importante come l'ex presidente Giglio e Di Somma, è stato anche un perdere qualcosina di importante per questo campionato? Lo sai che c'è? Che se io ti rispondo in qualsiasi maniera viene fuori un casino. Perciò io me ne sto zitto, me lo so promesso e vado avanti. Io ti dico una cosa. Fra due mesi. Ma no, ma è uguale, anche fra due mesi io ti dirò la stessa cosa, che non ti risponde, vado avanti. Perché io credo che quando rapporti finiscano, e lo ripeto, anche se poi a qualcuno può dare fastidio, te è inutile che parli della tua ex squadra. Te devi fare il signore, lasciar perdere, non sono cose che ti interessano più a te. Perché poi, secondo me, alimenti solo polemiche e diventi antipatico anche da lontano. Invece, le cose che sono state fatte rimangono. Perciò non vedo il perché poi uno si debba sempre risentire se quello dice una mezza frase, quello una frase in più. Dimostra se qualcuno si comporta in una certa maniera, poi di essere anche poco intelligenti. Perciò io dico, meglio non rispondere per niente o guardare avanti e fare il signore. Io penso che sia la cosa più migliore fare sempre il signore, anche perché bene o male qua dentro ci siamo stati tutti bene, siamo sempre stati tutti pagati, perciò non vedo perché dobbiamo fare polemiche. Io il momento in cui andrò via da Castellammare non farò mai una polemica, non dichiarerò mai proprio un bel niente, che mi sia piaciuta, non mi sia piaciuta, a chi interessa e che utilità avrebbe. Secondo me sarebbe la cosa più stupida che può fare una persona che ha voluto bene a questa società. Sui giocatori attuali in rosa però si può parlare. Possiamo dire che a questa diversità sono mancati i punti di riferimento, soprattutto i calciatori delle annate passate come Mezzavilla e Caserta? Perché poi è un caso che Mezzavilla è tornato con la Ternana, si è vista una diversità forse un po' più concreta. Ti posso dire una cosa, a parte Mezzavilla, ti ha parlato del passato, no? Sì. Ti devo rispondere come quel signore che mi diceva Romeo, ma tu mi hai rotto coglioni con no, Romeo. Io dico gli attuali, perché questa Caserta e Mezzavilla. Ho capito, ma non serve a niente. Questi sono giocatori che quando stanno bene danno il loro contributo come altri. Ma parlare ancora del passato a Castellammare vuol dire farsi male, basta. Capito? Purtroppo, ognuno ha preso le sue strade. Chi in un modo, chi in un altro, la verità la sanno solo i diretti interessati, la società. Onestamente non me ne frega niente, perché non mi interessa parlare del passato. Dobbiamo solo avere il coraggio di guardare avanti, perché onestamente bisogna saper darsi una svegliata, una regolata e finire con dignità questo campionato che bene o male ancora manca due mesi. Mister, solo una curiosità, parlava prima dei due cursori e per quell'assenza che Lucarà nella prima parte del campionato ha giocato da titolare solo col Trapani? No, ma anche perché Lucarà quando era arrivato non era nemmeno in condizione di giocare. Stavo preso l'ultimo giorno, anche se giocava nel Catania, anche se però è un ragazzo che ha bisogno di allenarsi, ha bisogno di giocare con continuità. Noi in quel momento lì non è che ci si poteva permettere di aspettare Lucarà. Il problema è anche questo.